Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dell'occhio secco. Per farlo, ho il grande piacere di essere in collegamento con il dottor Carlo Orione, che è chirurgo oculare ed oftalmoplastico. È titolare dello studio oculistico Orione insieme al figlio Matteo e ha sedi a Nizza, Monferrato, Genova ed Arenzano. Il dottor Orione è stato il primo in Italia ad aver utilizzato con successo la nuova tecnologia con luce pulsata e radiofrequenza per curare la sindrome dell'occhio secco. Buonasera, dottor Orione, ben trovato. Buonasera. Allora, Dottore, quindi che cos'è la sindrome da occhio secco? è una sindrome multifattoriale, cioè dovuta ad una o più cause concomitanti che provoca un'alterazione della composizione della lacrima. L'occhio inizia a bruciare, si arrossa, il paziente fatica a tenere gli occhi aperti solo quando deve leggere o utilizzare il computer o il cellulare. Ecco, per capire cosa succede nell'occhio, vediamo come è composta la lacrima. Vi sono tre componenti principali. La mucina, che è prodotta dalle ghiandole presenti nella congiuntiva, che è una membrana trasparente, sottile e vascolarizzata, che ricopre l'occhio e la parte interna delle palpebre, serve a mantenere la lacrima adesa alla superficie oculare, la parte quella verde più interna. Poi abbiamo la parte preponderante, l'acqua, che è prodotta dalla ghiandola lacrimale principale, che serve per idratare la parte anteriore dell'occhio e mantenerla rente. Infine, l'olio, la superficiale, la parte lipidica, che è prodotta dalle ghiandole dell'occhio, e questa impedisce che la lacrima fuoriesca dalle palpebre ed evapori velocemente. Quindi, quando una di queste componenti viene a mancare, noi abbiamo una sofferenza e iniziano tutti i problemi. Dottor Orione, ma quando ci brucia l'occhio, come facciamo a capire che la causa è proprio l'occhio secco? Con una visita medico-oculistica. Solo il medico oculista ha la competenza e la tecnologia necessaria per poterlo diagnosticare. La cosa più sbagliata è quella di chiedere consiglio nel negozio di ottica o nella farmacia più vicina, perché iniziare una qualsiasi terapia senza una corretta diagnosi può far peggiorare la patologia e a volte ritardarne i tempi di guarigione. Anche se la parte più importante della visita rimane quella di ascoltare il paziente per capire le cause che possono aver provocato questa disfunzione lacrimale, oppure quella di visualizzare al microscopio la lacrima e le ghiandole che ne producono tutti i vari componenti di questa lacrima, oggi abbiamo diversi test che possono aiutarci a formulare la giusta diagnosi per prescrivere poi la corretta terapia. Vediamo la foto, uno di questi è una prima indicazione, ce la dà il cosiddetto Schirmer test, dove inserendo una cartina millimetrata sul bordo palpebrale interno, noi possiamo misurare la quantità di produzione lacrimale in un determinato lasso di tempo. Se la cartina in 5 minuti si bagna meno di 15 mm, vuol dire che la produzione della parte acquosa della lacrima è più o meno deficitaria. Vediamo un altro test. Degli altri test c'è il cosiddetto NIBUT, cioè non invasivo breakup time, il tempo di rottura lacrimale, che ci evidenzia dopo quanto tempo la lacrima evapora. Se l'evaporazione è ridotta, vuol dire che ci troviamo di fronte a una disfunzione delle ghiandole del meibomio, che si evidenziano essere la causa dell'80% dei casi di occhio secco. Ecco, se voi vedete, in questo video animato vediamo cosa succede ogni volta che ammicchiamo, cioè chiudiamo gli occhi. Il meibum, la sostanza oleosa prodotta normalmente, è chiaro, i dotti combaciano e lasciano un velo oleoso che impedisce alla lacrima di evaporare. Quando però le ghiandole sono infette o infiammate, il meibum solidifica e chiude le ghiandole, impedendo così la produzione della parte oleosa della lacrima. In questo caso possono formarsi poi orzaioli o calazzi. Ecco, vedete qua le ghiandole infiammate. Un altro sistema per valutare se le ghiandole sono libere è quello dello squeezing. Quindi noi schiacciamo le ghiandole, possiamo vedere se non esce niente, le ghiandole sono chiuse, se esce un meibum chiaro e normale o se come in questo caso, vedete, esce come del burro. Vuol dire che le ghiandole sono intasate, sono infiammate e quindi vanno curate. Ora vediamo un terzo video dove si evidenzia un parassita. Questo è il Demodex, questo è un parassita che provoca un'infiammazione cronica delle ghiandole. Si mette in evidenza toccando le ciglia, muovendole, vedete che piano piano esce. Quindi anche questo va eradicato, se no abbiamo una cronicità di questa infiammazione e quindi possiamo avere problemi. Dottor Orione, lei è stato il primo in Italia a curare i pazienti sofferenti da occhio secco con la luce pulsata e poi ha messo a punto una personale tecnologia abbinando la luce pulsata alla radiofrequenza. Quindi, dottore, in che cosa consiste questa tecnica?
Allora, nel 2002 il dottor Rolando Toio, un oculista americano, si accorge che i pazienti che venivano trattati con la luce pulsata per il ringiovanimento del viso miglioravano i sintomi dell'occhio secco. Appena questa nuova tecnologia viene presentata in Italia, inizio subito a trattare i pazienti e vedo e valuto che anch'io ottengo ottimi risultati utilizzando il protocollo TOIOS, che pratica 25-30 spots per ogni seduta, ripetendo il trattamento ogni mese per 4 mesi. È molto importante fare tanti spots, perché 4-5 per palpebra non bastano. Una collega americana successivamente si accorge dei benefici della radiofrequenza per stimolare la ghiandola lacrimale e produrre la parte acquosa. Anche mi viene un'idea di abbinare le due tecnologie. E quindi nel 2015 metto a punto e presento una nuova tecnologia che abbina la luce pulsata alla radiofrequenza e la chiamo IPLRF Dual System. Poi nel 2017 presento al congresso sudamericano di Cancun i risultati di un lavoro effettuato con mio figlio Matteo, che dimostra come l'associazione delle due metodiche consenta risultati migliori rispetto al trattamento con la sola luce pulsata. Vediamo in cosa consiste questo trattamento. Il trattamento è assolutamente indolore, dura pochi minuti, si proteggono gli occhi con una mascherina, si applica del gel sulla zona da trattare e si applicano quindi due passaggi da 25-30 spots. Naturalmente i trattamenti devono essere associati a una terapia personalizzata, perché bisogna tenere conto dei sintomi, bisogna tenere conto della situazione oculare e delle possibili cause. Noi andiamo avanti in modo parallelo, da una parte curiamo i sintomi e dall'altra cerchiamo di capire cosa li ha provocati. Dottor Orione, tra le possibili cause è noto che chi soffre di rosacea soffre anche di occhio secco, quindi dottore, mi chiedo come mai è possibile curare anche in questo caso con la luce pulsata? Sì, assolutamente sì. Vediamo questo video che è molto chiaro. Chi soffre di rosacea presenta delle telangiectasie, cioè dei vasi anomali che si estendono dalle guance alle palpebre alle ghiandole del meibomio. Queste rilasciano dei mediatori proinfiammatori che ne peggiorano l'infiammazione. Noi vediamo quello che facciamo. In questo caso vedete che i vasi arrivano proprio sulle ghiandole e quindi rilasciano questa infiammazione e si infiammano le ghiandole e quindi non producono più quell'olio che serve per impedire l'evaporazione della lacrima. Se noi facciamo queste sedute di luce pulsata, la luce si è vista che chiude queste telangiectasie, quindi fa regredire questi vasellini che non dovrebbero esserci. Quindi l'occhio piano piano, sia le palpebre che la parte poi del viso, si schiariscono e quindi viene curata sia la rosacea del viso e anche la rosacea oculare. Ci sono anche degli altri esami che si possono effettuare per capire qual è la causa dell'occhio secco? Sì, da sempre vengono effettuati esami del sangue per valutare una possibile causa reumatologica, come per esempio la sindrome di Sjögren, oppure si fanno dosaggi ormonali, ma anche al recente congresso più importante, il congresso italiano, quello dell'Associazione Italiana Medici Oculisti, che si è svolto a Roma in ottobre, l'AIMO, si è data molta rilevanza alla possibile alterazione del microbiota intestinale. Nel mio centro da quest'anno prescriviamo un apposito test delle feci per valutare quali probiotici prescrivere per riequilibrare la flora batterica, perché si è visto che se c'è proprio una disbiosi intestinale, questa va a dare problemi a livello delle ghiandole e quindi si ha una infiammazione dell'occhio e aumenta la possibilità di avere un occhio secco. Quindi solo cercando di capire la causa che ha provocato questa patologia noi possiamo cercare di curarla al meglio. Non possiamo più liquidare i pazienti dicendo provi questa lacrima artificiale, provi questo collirio, se non funziona ne provi un'altra. No, dobbiamo seguire queste due strade parallele, capire una delle cause, perché possono essere anche più di una, e cercare di personalizzare la terapia secondo quello che ci dice il paziente. Spesso il collirio è più dannoso che non instillare niente, la corretta terapia va ricercata insieme al paziente. Purtroppo non siamo di fronte a una banale congiuntivite che sicure si guarisce in pochi giorni, ma in questo caso, in questa sindrome, il percorso terapeutico è molto lungo e complesso. Quindi solo seguendo i pazienti con controlli periodici e frequenti possiamo provare a migliorarne la qualità di vita. Benissimo, dottor Orione, io la ringrazio molto, è sempre un grande piacere averla qui e la ringrazio per averci portato soluzioni, grazie. Grazie a lei, buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.